Hi, it's me, Termo. Welcome to this video. Ciao, sono io, Termo. Benvenuti in questo video. Come avrai potuto notare dal video di introduzione, questa serie di video sarà una serie motivazionale mirata a dare una mano a tutte le persone che, come me, hanno combattuto o combattono tuttora o dovranno combattere con una disabilità ed eventualmente imparare a conviverci e a migliorare la qualità della loro vita. Voglio iniziare parlando della mia storia, ma sarà seguita da storie anche di altre persone, in modo tale da far vedere che non c'è bisogno di soldi, non c'è bisogno di essere semplicemente fortunati, ma che la fortuna e il successo che si può avere a livello personale con queste difficoltà è semplicemente una cosa che abbiamo dentro. Io credo fortemente che nel momento in cui veniamo messi davanti a una prova è perché abbiamo la capacità di poterla superare. E anzi, migliorare la nostra vita grazie a questi eventi. Come detto prima, non sarò il solo a condividere la propria storia, ma per il momento inizio raccontandovi chi sono io. Sono Emanuele Nocchi, sono nato a Venezia, sono cresciuto, diciamo, in giro per l'Italia. La mia adolescenza l'ho passata nel Riminese, e ho sviluppato una grandissima passione, anche grazie a mia nonna, ovvero la cucina. Un po' un cliché, no? L'italiano, la cucina, il cibo. Così ho deciso di intraprendere un percorso formativo e quindi ho iniziato ad andare alle scuole superiori, all'istituto alberghiero Pandolfo Malatesta di Rimini. Lì ho iniziato ad apprendere l'arte della cucina e poi ho messo in pratica subito, grazie a degli stage formativi che la scuola organizzava insieme a delle aziende del luogo. Negli anni ho avuto modo di lavorare in diverse aziende. Nel 2010 iniziai a lavorare per un hotel a 4 stelle. Feci uno stage di 2 mesi dove instaurai subito un buon rapporto con lo chef della cucina e da lì iniziai la stagione estiva. Una stagione che è stata diversa da tutte le altre. Non solo per quello che è successo quasi alla fine di essa, ma anche per quello che ho fatto e i rapporti che ho instaurato. La stagione era molto pesante. Lavoravamo senza sosta tutti i giorni. Nonostante tutto io ero sempre carico. Ero stanco, sì, ma mi piaceva quello che facevo. Amavo quello che facevo e questo mi dava la carica per poter andare avanti e dare il meglio in quello che facevo. La sera del 7 agosto 2010, dopo aver fatto il servizio di cucina e aver pulito e sistemato, mi sono trovato a scegliere se andare a casa subito oppure rimanere un po' in hotel con dei clienti. Pioveva molto e io avevo uno scooter, quindi ho deciso di rimanere in hotel. Nell'aspettare che smettesse di piovere, ho continuato a spendere la serata con questi clienti, mi sono divertito, ma a un certo punto, guardando l'orologio, mi accorsi che erano le 2 e quindi decisi che era tempo ormai di tornare a casa. La pioggia era quasi completamente andata via. Presi il mio casco e salii sulla moto, come una qualsiasi altra sera, per tornare a casa. Circa a metà strada riniziò a piovere e quindi iniziai a rallentare perché avevo paura. Le ruote che avevo erano ruote estive e avevo paura di scivolare. Ad un certo punto, arrivato in un paesino poco illuminato, un gatto attraversò la strada. Il mio istinto fu quello di frenare e cercare di evitare l'animale, ma nel momento in cui lo feci persi completamente il controllo della moto. Scivolai sulla destra della strada e finii in un fosso. Non ricordo esattamente come ho sbattuto, ma mi ricordo che nel momento in cui finii nel fosso sbattii su un tubo. Questo tubo mi tagliò la gamba, ma sul momento non me ne accorsi. Così, riaperti gli occhi, mi accorsi che non avevo il casco. Mi toccai la testa e vidi del sangue. Capii che qualcosa non andava bene. Così, dall'interno del fosso iniziai a strisciare e arrivai sul ciglio della strada, dove alzai il braccio e cercai di fermare delle macchine. Mi ricordo esattamente che sembravano passare un'eternità. Ogni secondo durava minuti e non capivo cosa stava succedendo. Sapevo dov'ero, ma non sapevo descriverlo. Nel momento in cui alzai il braccio cercando disperatamente di fermare delle macchine, trovai anche il mio telefono, uno di quei vecchi telefoni col tastierino. Fortunatamente riuscii a schiacciare 2 volte il tasto chiama e questo chiamò in automatico l'ultima persona che avevo sentito e quella era mia madre, che mi rispose in piena notte preoccupata perché sentiva che avevo una voce strana
chiedendomi cosa fosse successo. Così le raccontai che effettivamente avevo fatto un incidente, ma che non sapevo descriverle dove ero. Sapevo esattamente dove ero perché riconoscevo il posto, ma non sapevo dirglielo. Fortunatamente si fermarono due macchine, dopo averne viste passare diverse. Mi ricordo proprio le luci passare vicino alla mia faccia. Una di queste persone mi prese il telefono e parlò con mia madre. Chiamò la tua ambulanza e sparì. Non lo vidi più. Mi ricordo solo che era un uomo, più o meno sulla cinquantina. L'altra invece era una donna, che rimase a fianco a me e continuò a farmi domande. Continuò a chiedermi se sapevo chi ero, di dirle il mio nome, dove abitavo, quanti anni avevo, per cercare di tenermi attivo, di non farmi perdere conoscenza. Mi ricordo che a un certo punto iniziai a sentire delle strane sensazioni, tipo un formicolio. Iniziai a dire: ma la mia gamba? Cos'ha la mia gamba che non va? E continuavo a chiederglielo e lei ignorava le mie domande e continuava a farmi le sue domande. A un certo punto presi la gamba dalla coscia, la tirai su e vidi un pezzo cadere e dondolare davanti a me, completamente girato. Quindi vedevo il piede dondolare. È stato un fulmine a ciel sereno. Sino a quel momento, e si parla di almeno un minuto passato, non avevo capito nulla di quello che era successo. Non avevo la minima idea che la mia gamba si fosse staccata. Quando realizzai quella cosa, adagiai la gamba giù e iniziai a urlare. Ero terrorizzato, non sapevo cosa fare. Stavo solamente pensando: oddio, ho perso una gamba, oddio, ho perso una gamba, oddio, ho perso una gamba. Fortunatamente, a 1 chilometro di distanza c'era un'autoambulanza che arrivò in tempo e mi salvò la vita. Perché in quei 2 minuti che erano passati avevo perso 3 litri di sangue, 3,5 litri di sangue. Ero quasi morto. Loro mi salvarono e mi portarono in ospedale. Durante il viaggio in autoambulanza mi ricordo soltanto che continuavano a darmi morfina. E io che continuavo a sentire un dolore atroce, dolore che prima non sentivo, e nonostante tutta la morfina che mi stavano dando, continuavo a sentire fortissimo. E avevo solamente un grandissimo terrore e paura perché non sapevo che cosa sarebbe successo. Ero terrorizzato, avevo appena preso una botta fortissima, ero confuso e non avevo la più benché minima idea di che cosa sarebbe successo della mia vita. Stavo morendo, non riuscivo a concepire quello che era successo. Lo stavo solo vivendo. L'ultima cosa che mi ricordo è che nel momento in cui arrivai in ospedale e mi misero sul lettino, mi ricongiunsero le due parti di gamba, il dolore fu così forte che svenni. Con oggi ho voluto raccontarvi l'esperienza dell'incidente, farvi capire che ero un ragazzo spensierato, che stava addirittura costruendo il proprio futuro, perché i progetti che avevo a fine della stagione sarebbero stati di andare in Inghilterra e iniziare a lavorare lì con un cuoco con cui stavo lavorando in quel momento. Grazie per essere stati con me oggi. Questo è solamente l'inizio della mia storia. Da lì ci saranno capitoli e capitoli dove racconterò dei miei progressi, dei miei insuccessi durante il periodo in ospedale, le operazioni che ho fatto. Ad oggi sono arrivate ad essere 44. La vita può cambiare da un secondo all'altro. E può cambiare radicalmente. Non abbiamo controllo sui cambiamenti, ma abbiamo controllo su noi stessi. Ci vediamo al prossimo video, dove vi racconterò qual è stata la mia esperienza in ospedale e come mi sono rimesso in piedi. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e se vuoi sapere di più sulla mia storia e sapere come si è evoluta, iscriviti al canale, clicca sulla campana e attiva le notifiche, così da non perderti più nessun video. Se inoltre intorno a te hai delle persone o conosci delle persone che stanno vivendo delle situazioni difficili, condividi questo video. Fa sì che più persone possibili possano arrivare alle informazioni che potrebbero cambiargli la vita. Grazie per essere stati con me. Vi aspetto al prossimo video.